Siamo nel centro storico di Milano, nella sede del Teatro Franco Parenti, dove esiste ancora uno spazio in attesa di essere trasformato. È uno snodo importante fra gli ingressi del teatro e le piscine ed è un po' l'ultima tessera del puzzle che mancava alla ristrutturazione del complesso originario degli anni 30. Quindi la sfida per noi è stata proprio quella di dare un valore a questo spazio residuale, a uno snodo di retrovie e di accessi di servizio di emergenza. Partendo da una visione a volo d'uccello, la figura che più scardina la geometria urbana è il semicerchio della piscina dei bagni misteriosi. Ed ecco che questo elemento curvilineo diventa il motore generatore di tutto il progetto, in un linguaggio di archi che si ripetono e rimbalzano ad abbracciare il nuovo contesto urbano. Sarà un cancello in struttura metallica tubolare che farà da quinta a questa nuova piazza, aperta non solo al pubblico del teatro, ma anche agli abitanti del quartiere. Dietro l'arco, inteso quasi come se fossero le porte di un sipario, si scopre via via un giardino denso di vegetazione con colori che cambiano a seconda delle stagioni. Abbiamo ricercato diversi tipi di rivestimenti e finiture che funzionassero e si integrassero il più possibile nella vegetazione. Per questo, per esempio, abbiamo scelto all'interno del giardino un pavimento 100% drenante. Nelle vasche di vegetazione abbiamo inserito degli elementi illuminanti integrati con dei veri e propri nidi per uccelli. Crediamo che in un gioco di archi e di quinte questo utilizzo non tradizionale dello spazio teatrale possa stimolare la capacità di indagare la nostra identità sia individuale che collettiva. Perché se il valore dell'abitare è dato dalle relazioni che si creano nei suoi spazi, allora questo progetto coglie in pieno l'essenza del manifesto dell'abitare.